www.redigio.it e la storia continua. Le fiere e le feste tradizionali e le pie consuetudini della nostra città. Prima puntata. Gennaio, Sant'Antonio. Prima fiera in via Sant'Antonio in memoria dei buoni frati che attendevano il soccorso ai pellegrini e degli ammalati del vicino ospedale. 29 gennaio, Sant'Aquilino, protettore dei facchini che per i primi avrebbero raccolto il corpo del santo quando fu ucciso dagli ariani, mentre si recava a pregare nella chiesa di Sant'Ambrogio, e lo trasportarono in San Lorenzo. I facchini ancora oggi vanno in processione alla Basilica di San Lorenzo, portandovi una baga d'olio, tutta adorna di fiori. Essa serve ad alimentare, durante l'annata, la lampada votiva dinanzi all'altare del loro santo. Il 2 febbraio, la purificazione di Maria Vergine, festa dei vinatieri, i Brugnon, era caduta in disuso. Essa si celebrava con una grande pompa nella chiesa di Santo Stefano e i delegati, con nastri e fiori nel cappello e con il grembiule ricamato d'oro, seguiti dai compagni di mestieri, e percorrevano la città distribuendo doni e raccogliendone le elemosine. Il 3 febbraio, San Biagio. Le donne tolgono da un loro segreto ripostiglio una fetta di panettone raffermo. È un avanzo di Natale, conservato con gran cura per benedire la gola dei nipotini. E ricordiamo il proverbio: il dì del San Bias se benedis la gola e il nas, perché il San Biagio avrebbe miracolosamente guarito un bimbo di cui si era ficcata nella gola una spina di pesce. Marzo, San Lucio, 4 di marzo, protettore dei formaggiai. Quest'anno è il sabato grasso e sino a pochi anni or sono, verso il lato meridionale del Duomo, aveva luogo in tal giorno la fiera dei Orgenit. Tutti i verticali convenivano colà per soddisfare le intense richieste dei circoletti e delle osterie suburbane. 19 marzo è la fiera del Saint-Tresin de Mars, che si svolge sui bastioni fra Porta Romana e Porta Vigentina in memoria di San Barnaba, che secondo la tradizione avrebbe portato nel 53 a Milano con la croce di Cristo la nuova parola degli Vangeli. La croce e la pietra in cui essa fu piantata si onorarono nella chiesa di San Dionigi, che nel 1783 fu distrutta per far posto ai giardini pubblici. Poi gli antichi venerandi cimeli con la sagra e con la fiera furono trasferiti nella chiesa di San Maria al Paradiso. 19 marzo, San Giuseppe. Modesta fiera di fiori sul sagrato della chiesa di San Giuseppe in via Giuseppe Verdi. Ed è venerdì di marzo. Nelle nostre chiese di San Marco e San Celso, dove si conservano due preziosi crocifissi, i venerdì di questo mese rivestono una speciale solennità. Ognuno ricorda i primi versi dell'immortale poemetto del Carlo Porta. Essendo ieri venerdì de Mars, fui tratta dalla mia devozione a Sanchez e vi andare con quel sfars. Caratteristico e ancora vivo è l'uso nuziale di recarsi in corteo a San Celso per ottenere una benedizione speciale agli sposi da quella miracolosa Madonna.
Ed eccoci al 13 aprile, giovedì santo. E in tale giorno, alternando ogni anno fra l'ospedale maggiore e il Duomo, si celebra il famoso Perdon, o indulgenza plenaria e perpetua, largita nel 1559 da Papa Pio IV, in sostituzione di tutte le precedenti indulgenze. In Duomo ha luogo la tipica funzione della lavanda dei piedi ai 12 vecchioni. Non si dimentichi di visitare l'esposizione dei ritratti dei benefattori dell'ospedale maggiore, che ha luogo alla Ca' Granda, appunto negli anni dispari. È una raccolta preziosa per la storia del costume, fin dalle tavole di fondazione Francesco Sforza. Aveva stabilito che i benefattori avrebbero avuto diritto a un ritratto, dipinto da artisti di fama, a persona intera o a metà, secondo l'entità del lascito. Davanti agli occhi stupefatti dell'osservatore sfilano figure dei ceti e delle età più diverse, ed è la più grande raccolta del mondo. Finisco la puntata 1, poi varrebbe la 2. www.redigio.it e la storia continua.